get an accident. Well, shall I bore you with the story how the film came about? The film is based on a novel by a Danish writer in the beginning of the 20th century. His name was Herman Bang. Allora, il film si basa su un romanzo di un autore danese del XX secolo di nome Herman Bang. Herman Bang was a very interesting writer, very controversial in his time. He was the son of a priest and brought up very strictly in this Protestant religious home. But unfortunately, in the situation in the time, it was difficult because he was homosexual. E questo scrittore così importante e rilevante è stato uno scrittore abbastanza controverso ai suoi tempi. Infatti era stato educato in maniera estremamente severa, quasi in maniera seminariale, in una casa di stretta osservanza protestante, e fra l'altro c'era un altro aspetto piuttosto difficile da superare all'epoca, in quanto era omosessuale. He wrote a number of novels. I can recommend them. They are good reading. And many of them deal with relationships between people who cannot really get together. Like E i suoi romanzi, che vi raccomando caldamente di leggere, trattano di moltissimi argomenti, ma in particolar modo delle relazioni fra le persone che non riescono a trovare un modo adeguato di interagire, di stare insieme, ed è quello che traspare anche in Katinka. I read this novel and I fell in love with it. I think it was a wonderful story. Somebody should make a film based on this, and I would love to play one of the roles. And I turned to my friends, Swedish directors, and they said, "What? Oh, it's this Danish novel." Yes, okay, I'd love to read it. So where can I find the book? Well, it is not translated into Swedish. All the Scandinavian, the three Scandinavian languages are very close to each other. We should be able to communicate. We should be able to understand each other. But some people just don't want. And so nobody wanted to read this Danish novel in Danish. Dunque, io mi sono veramente innamorato di questo romanzo la prima volta che l'ho letto e mi sono detto, qualcuno dovrebbe decidere di trarre la sceneggiatura per un film da questo romanzo e mi piacerebbe tanto interpretare un ruolo. Poi ne ho parlato a un regista svedese, ho parlato di questo romanzo danese che lui avrebbe gradito leggere e mi ha chiesto dove avrebbe potuto trovare il libro, ma purtroppo non esistevano delle traduzioni in svedese del libro. Devo dire che le tre lingue scandinave sono abbastanza simili fra di loro, ma talvolta qualcuno non vuole sforzarsi di capire l'altra lingua scandinava, pertanto non esisteva al momento alcuna traduzione in svedese, nessuno quindi voleva leggere questo libro in danese. Every time I met a director, film director, I said you should make a film based on this. Nobody wanted to read the novel. And I kept talking and I kept talking. Finally I was, I think, in a cocktail party in New York, I don't remember where and when. And there was a Danish gentleman whom I hadn't met, and the same conversation, I said, "Why don't you make a film based on this novel?" And he said, "Yes, very good idea, but say, I would have loved to play one of the parts, but now I'm too old, the years have gone by." And he said, "But why don't you direct it?" He said, "No, but I'm not a director, and nobody would like to produce it for me." I'm a producer. E quindi io continuavo a parlare incessantemente di questo romanzo e del fatto che qualcuno avrebbe dovuto trarne un film, fino a quando non ho partecipato ad un cocktail party a New York, mi sembra, e ho incontrato un signore danese e ne ho parlato anche con lui, e anche lui mi ha detto, "Ah, ma perché non farne un film?" Mi ha detto, "Ottima idea." Ma io ho
ribattuto, sono ormai diventato troppo anziano per poter fare una parte in questo film. E lui mi ha detto, ma perché non fai il regista? Perché non sono un regista e poi nessuno mi darebbe i fondi per affrontare questa impresa. E lui mi ha risposto, io sono un produttore.